Imbraghi, lo strumento a cui letteralmente ci appendiamo la nostra vita. Ma sapreste quali sono le differenze tra un imbrago da arrampicata, uno da via ferrata e uno da alpinismo sci alpinismo? Vediamole insieme. L'imbrago da arrampicata è proprio l'immagine classica che abbiamo tutti in mente quando si parla di imbrago. Ovvero un fascione nella parte superiore bello spesso che ci offre tanto comfort ma anche una buona traspirabilità, dei cosciali che ci aiutano nel momento in cui stiamo appesi alla corda. Ne esistono tantissimi modelli per l'arrampicata, ognuno specifico per il tipo di attività che si fa, dal boulder alla falesia, dalle multi-pitch alle multi-pitch molto lunghe e via dicendo. Ma la caratteristica su cui noi ci vogliamo soffermare è capire quali differenze hanno rispetto agli altri tipi di imbraghi. Un imbrago da arrampicata è forse il più completo, infatti troviamo un anello di servizio nella parte anteriore che è anche il punto più sicuro di tutto l'imbrago, troviamo i due passanti dove andare a fare il classico nodo a 8 per quando andiamo ad arrampicare o a fare alpinismo. L'aspetto però su cui bisogna soffermarsi è soprattutto la comodità di questi imbraghi da arrampicata. Questi imbraghi sono pensati proprio per restare appesi alla corda anche diverso tempo. Sono imbraghi che hanno delle fasce superiori e cosciali molto spesse, è veramente molto comode, imbraghi dove davvero se dobbiamo restare appesi per tante ore non avremo nessun tipo di dolore o singola lacerazione. Ma quali sono dunque gli aspetti negativi però di un imbrago ad arrampicata? Beh, appunto che è pensato per arrampicata. Se lo guardiamo dal punto di vista di fare esempio dell'alpinismo, ci sono alcuni aspetti che non vanno molto d'accordo. Mi spiego meglio. Un imbrago d'arrampicata, se lo utilizziamo per fare alpinismo, è troppo pesante e occupa troppo spazio. Veramente, se andiamo a comprare un imbrago d'alpinismo, vediamo che è estremamente grosso e molto più pesante. Giusto per darvi un'idea, un imbrago d'arrampicata sta anche sui 400-500 grammi, un imbrago d'alpinismo sta anche sotto i 100 grammi. L'aspetto però più indicativo è che un imbrago d'arrampicata non si riesce a mettere nel 99% dei casi senza sollevare i piedi da terra. Perché questi imbraghi appunto sono pensati per arriviamo in falesia, li montiamo e andiamo. Quindi possiamo dire che l'imbrago da arrampicata è sicuramente il più universale, perché comunque andando a sacrificare queste caratteristiche lo possiamo utilizzare per fare un po' di tutto. Ma se dobbiamo fare dell'alpinismo forse è meglio andare su un imbrago specifico. Dagli imbraghi da arrampicata poi ne è nato anche uno specifico utilizzo per le vie ferrate. Infatti negli ultimi anni sono nati proprio degli imbraghi pensati esclusivamente per le vie ferrate. Cosa hanno di diverso rispetto a un imbrago d'arrampicata? L'anello di servizio. Perché se in un imbrago d'arrampicata, come dicevamo, troviamo i due passanti collegati dall'anello di servizio, su un imbrago da via ferrata troviamo semplicemente l'anello di servizio senza due passanti. Questo per facilitare molto l'utilizzo del dissipatore, che come sappiamo si deve collegare con un bocca di lupo all'anello di servizio, e quindi si andranno a ridurre tutti quei casi in cui una persona possa sbagliare, magari collegarlo ai passanti, escludere l'anello e via dicendo. Diciamo che hanno voluto molto semplificare quello che è un imbrago d'arrampicata dando semplicemente l'anello di servizio. Per tutto quello che invece che sono le caratteristiche in sé dell'imbrago è praticamente un imbrago d'arrampicata, quindi troviamo tutta una fascia superiore bella comoda, i decosciali belli comodi, magari troviamo qualche anello porta materiale in meno, in questo caso pensato solo per andare ad attaccare i moschettoni del nostro kit ferrata. Quindi diciamo che un imbrago da via ferrata è veramente molto molto specifico. È una sottospecie di imbrago da arrampicata, ma che lo si può utilizzare solo per fare vie ferrate. Non ve lo consiglio per andare a fare alpinismo o arrampicata, perché mancando i due passanti dell'anello di servizio, ecco che davvero si va a ridurre di tanto l'utilizzabilità di questo tipo di imbrago. Infine arriviamo dunque agli imbraghi d'alpinismo e sci-alpinismo. Pensate che sono veramente piccoli, come questo qua che ho nella mia mano, che è poco più grande di un pacchetto di fazzoletti e pesa meno di 100 grammi. Questo tipo di imbrago è abbastanza diverso dagli imbraghi d'arrampicata. Infatti il suo scopo non sarà quello di darci comfort nel momento in cui restiamo appesi a una corda o di portare tanto materiale. Il suo scopo sarà quello di essere piccolo, leggero e soprattutto non deve darci fastidio quando camminiamo, perché se in arrampicata si tende ad andare in verticale, quindi arrampicando in su, con questi imbraghi invece si tenderà a camminare sui vari ghiacciai. Infatti sono degli imbraghi molto stretti, molto piccoli, con dei fascioni lombari veramente molto stretti, anche i cosciali sono molto stretti
Il tutto per andare a ridurre al massimo quello che è un possibile sfregamento e anche il peso. Di questo tipo di imbrago ne esistono anche due tipi in base all'anello di servizio, perché possiamo trovare o un anello di servizio classico, quindi con i due passanti, oppure troviamo due fettucce da collegare insieme che insieme vanno a fare proprio il nostro anello di servizio. Possono andare bene entrambe, perché comunque entrambi gli imbraghi sono certificati, quindi non avremo problemi di utilizzabilità. Sicuramente però quello con il doppio passante e l'anello di servizio ha molte più funzionalità rispetto a quello con le singole fibre da andare a chiudere insieme. Un altro aspetto fondamentale di questo tipo di imbrago è che si riesce a indossare anche restando coi piedi fissi a terra. Questo perché se indossiamo degli ramponi o ancora peggio degli sci, è molto difficile andare a sollevare il piede, far passare dentro l'imbrago eccetera. Quindi questo tipo di imbrago è pensato da poter utilizzare nel momento in cui dobbiamo indossarlo anche senza voler sollevare appunto i piedi da terra. A livello di funzionalità, anche in questi tipi di imbraghi troviamo comunque degli anelli dove andare a poter fissare dei rinvii. Soprattutto in questo tipo di imbrago magari troviamo anche delle tasche apposta pensate per le viti da ghiaccio per quando si fanno cascate. Diciamo che da questo punto di vista sono molto simili. Questi tipi di anelli portamateriali naturalmente sono ridotti all'osso proprio per andare ad alleggerire il peso, ma comunque portano anche loro 5 kg. Però la loro caratteristica di questi imbraghi da arrampicata è che non sono comodi quando ci si va ad appendere. Non sono comodi perché, essendo piccoli, molte volte neanche imbottiti, ecco che se davvero ci dobbiamo restare appesi per tanto tempo possono dare grande fastidio, anche qualche lacerazione se troppo stretti. Diciamo che non sono per nulla l'ideale se pensate di doverci restare appesi. Dunque arriviamo a capire che tipo di imbrago comprare. Al di là della specificità di ogni imbrago, dunque che per esempio ad arrampicata vi consiglio naturalmente quello d'arrampicata, via ferrata l'imbrago della via ferrata e alpinismo quello d'alpinismo. Ma se non vogliamo andare a comprare tre imbraghi perché magari ha una spesa troppo eccessiva, quale ha più senso acquistare? Io vi consiglio di acquistare come primo imbrago uno d'arrampicata, perché potete farci praticamente tutto. È vero, è più pesante, è più grosso se dovete farci alpinismo, però vi permetterà di poterci fare dall'alpinismo alla via ferrata all'arrampicata, andando a sacrificare qualche funzione negli altri due ambiti. Però è quello veramente con cui potete fare di tutto e di più. L'imbrago da via ferrata diciamo che è l'ultimo che vi consiglio di acquistare. Se avete già un imbrago da arrampicata da ghiacciaio e volete andare su uno specifico da via ferrata va benissimo, però è sicuramente l'ultimo che vi consiglio di acquistare. Se avete già invece un imbrago da arrampicata e volete investire qualcosa, un imbrago da ghiacciaio secondo me è la scelta ideale su cui investire i propri soldi. Perché va a occupare pochissimo spazio all'interno dello zaino, molto più leggero, ha delle caratteristiche come abbiamo visto sono pensate apposta per chi va su ghiacciaio, quindi lui sicuramente è l'upgrade successivo che vi consiglio di fare dopo che avete già acquistato un imbrago d'arrampicata. E detto ciò ragazzi, nella speranza di avervi aiutato ad acquistare il vostro primo o il vostro prossimo imbrago, vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!